Buongiorno, buongiorno a tutti. Si ritorna con il caffè della Peppina è buono la mattina, non so cosa stia dicendo. Allora, io sto registrando a lunedì 27 perché non lo so, nel senso che non so quando metterò questo video online, presumo mercoledì, quindi o martedì, non lo so, vedremo. Comunque, non ha importanza. 5 anni di Apple Watch. Siamo in ritardo su questo canale perché sono stati, se non sbaglio, la scorsa settimana, però siamo nel periodo e secondo me è molto utile fare un'analisi di cosa è cambiato e di come ha cambiato il mercato questo prodotto. Allora, dobbiamo fare un paio di premesse. Prima tra tutto, bevo perché ho voglia di caffè. L'Apple Watch è stato presentato al pubblico nel 2014, precisamente a settembre, insieme all'uscita dell'iPhone 6 e dell'iPhone 6 Plus con iOS 8. Sembra di parlare della preistoria. È stato anche il primo dispositivo di una categoria completamente nuova per quanto riguarda Apple. Dopo la morte di Steve Jobs. Quindi in quegli anni lì, secondo me, la Apple, che sono stati anche gli anni, secondo me anche di qualche passo falso, ovvero gli anni dal 2012 al 2015. Come passo falso magari intendo iOS 6, intendo Mavericks che non fece nessun tipo di novità, il passo falso delle mappe, il passo falso magari anche del MacBook 12 pollici nel 2015, prodotto grandioso che io comprai ma di fatto non aveva senso. Fu rimpiazzato alla fine poi con l'iPad Pro sempre nello stesso anno, alla fine dell'anno. Quindi insomma fu un periodo un po' travagliato di Apple in cui l'azienda secondo me ha subito una metamorfosi sia a livello strutturale sia a livello di ricerca e sviluppo sia a livello di pubblico. Nel bene o nel male alcune cose sono cambiate in bene, tutte altre cose sono cambiate in male. Io sono sincero, ad oggi come oggi preferisco molto di più la Apple di oggi rispetto a quella del 2011-2012 o anche del 2010. Riconosco però che ci sia meno magia, nel senso meno esclusività, però questo secondo me non è dettato molto da Apple ma quanto dal mercato, e con l'unificazione dei mercati consumer e pro, diventando tutto un prosumer, tutto un enorme minestrone dove bene o male ogni prodotto fa quasi tutto, è ovvio che ci sia meno magia. È ovvio che ci sia meno magia anche nell'innovazione, perché alla fine dei conti, per quanto la tecnologia possa andare avanti e andrà sempre di più e anche sempre più velocemente, l'interazione che l'essere umano può avere con un prodotto è fine a se stessa, in quanto la natura dell'essere umano è sempre la stessa. A meno che io non venga squartato completamente, mi sia inserito dentro un processore e quindi io posso parlare 8 lingue in contemporanea, la mia vita cambierebbe tantissimo, credo anche che sarei abbattuto con una pistola, però perché ci dico da solo, sono stupido, però è innegabile appunto che il mercato sia molto cambiato. Detto questo, torniamo all'orologio. Allora, ve lo ricordate Android Wear? Io no, cioè sì, però boh. Nel senso che all'inizio il discorso degli indossabili, se vi ricordate, era in mano a Google, era in mano a Google con Android Wear, con i primi smartwatch tipo il Motorola 360, che erano anche addirittura rotondi e molto belli per l'epoca, si parla del 2013, del 2012, c'erano i Samsung Gear, che erano smartwatch con un firmware integrato che non era poi neanche nemmeno Android. Addirittura già nel 2013 c'era lo smartwatch dei Samsung che faceva le foto dal cinturino. Microsoft nel 2014 o 2013, non mi ricordo, ci provò con la Smart Band. C'era anche il mercato delle Smart Band, cioè le Jabone famose, cioè quei braccialetti che avevano dei sensori che si interfacciavano con delle rudimentali applicazioni per smartphone, dove ti controllavano il battito cardiaco, i contapassi ed alcune cose, anche le notifiche. Io prima di comprare l'Apple Watch avevo un Garmin Vivo Smart che era fantastico perché era un prodotto, era una band di gomma, ci facevi la doccia tranquillamente, aveva uno schermo in bianco e nero molto stretto dove vedevi il nome di chi ti stava chiamando, il testo del messaggio e il testo della notifica. Non potevi fare nient'altro, però era comunque interessante per l'epoca. Cosa è successo? È successo appunto che nel 2014 Apple presenta questo, che è il primo in assoluto, l'Apple Watch, che poi è stato rinominato Series 0, che ad oggi vedete il mio di prima generazione non metterà mai a fuoco, però insomma è ridotto un disastro.
che ha cambiato di fatto le carte in tavola, perché con tantissime critiche, anche da parte mia, non c'è dubbio, però di fatto ha preso la parte dell'iPhone che è strettamente necessaria, quindi la parte comunicativa, e te l'ha portata, te l'ha messa addosso. Quindi di fatto, se prima nel 2007-2008, con l'avvento degli smartphone, lo smartphone era la cosa che ti avevi sempre di più addosso e la tua base multimediale era il computer, ad oggi lo smartphone è la tua base multimediale e hai prodotti indossabili. E quindi l'Apple Watch ha sbaragliato la concorrenza con tutto. Ha sbaragliato la concorrenza con cosa? Prima di tutto con il design, che all'inizio è vero, è stato discutibile, ma per chi ha avuto modo, parlo del 2015 perché in Italia è stato commercializzato nel 2015, chi ha avuto modo di metterci mano il prima possibile ha subito capito le potenzialità di questo prodotto qui. Questo prodotto che secondo me è diventato maturo solo nel 2017, in quanto i primi due sistemi operativi chiamati watchOS, derivazione di iOS, non avevano niente di che, nel senso te avevi il discorso del fitness, avevi il discorso dell'aggiornamento, avevi il discorso delle notifiche, ma poi finiva lì. Quindi diciamo che l'Apple Watch è un prodotto che in 5 anni, appunto, è evoluto tantissimo, non tanto grazie agli sviluppatori di terze parti, e questa è una colpa anche di Apple, nel senso che non esistono poi effettivamente delle killer app che mi dicono: ok, 2 anni fa fino ad oggi non ho comprato l'orologio, ora è uscita questa applicazione, lo compro. Non c'è stata, nel senso che vi faccio un esempio banalissimo: WhatsApp, che qui sopra come controller di chat farebbe comodissimo, in realtà non esiste. Però è stato sviluppato molto bene per quanto riguarda il software proprietario, cioè le funzioni che ha, e sono convinto che Apple all'inizio hanno provato a renderlo un dispositivo per tutti, e questo è stato palese con cosa? Con le varie edizioni, quello in alluminio, quello in titanio, quel flop clamoroso che fu il modello oro da 12.000 euro, che non aveva alcun senso. Poi hanno capito in realtà che è un prodotto non per tutti, come può essere uno smartphone, un tablet o un computer, ma è un prodotto per chi? Per chi ha bisogno, per chi lavora nel mondo della comunicazione, quindi il discorso delle notifiche, e soprattutto per il fitness. Io sono sempre più convinto che l'Apple Watch, anche soprattutto dopo questo Covid-19, quando finirà tutto, sarà sempre più incentrato sul discorso della salute, quindi non solo sport, ma anche monitoraggio della salute del corpo umano. E su questo non c'è dubbio. Come può evolvere? È già evoluto tantissimo. Io sono in possesso appunto della serie 0, confermo a watchOS 4 se non sbaglio, e questa è la serie 3. La serie 3 che ha guadagnato l'impermeabilità, cosa che in realtà io non mi sono mai tolto neanche questo quando usavo per fare la doccia, perché non ha mai avuto problemi, e ha guadagnato, non nel mio caso specifico, ma insomma il modulo 4G LTE integrato, quindi diciamo il discorso di essere sempre più indipendente dall'iPhone. E probabilmente quest'anno guadagnerà un nuovo design per la prima volta, perché ad oggi abbiamo la serie 5 nel mercato, che non è altro che la serie 3 leggermente più piatta e più grande, però potrebbe arrivare in nuove forme. Potrebbe arrivare in nuove forme, quindi si parla di un modello circolare, si parla di un modello che può perdere la corona digitale che serve per fare lo zoom, perché ci sarà fondamentalmente un cambio di interfaccia grafica, e sono tutte cose molto interessanti. Quale potrebbe essere la funzione più interessante che potrebbe guadagnare l'Apple Watch? Prima di tutto si parla esclusivamente di un Touch ID sotto al display, cosa che dovrebbe arrivare anche nei futuri iPad non Pro, in modo tale che possa diventare effettivamente un mio portachiavi per aprire le porte con la domotica, perché la domotica esploderà tantissimo di qui a 5 anni, proprio alla portata di tutti, con prezzi veramente agibili. E poi appunto il monitoraggio magari anche del diabete, piuttosto che l'ossigeno nel sangue, e quindi di conseguenza un'autonomia che duri 24 ore, quindi che vada a letto e non mi debba togliere l'orologio per metterlo in carica, ma bensì mi possa servire anche nel sonno. E lo stesso Tim Cook lo disse, cioè il suo principale obiettivo è quello di renderlo con una batteria che duri almeno 24 ore. Quindi tutte queste cose qui potrebbero essere molto interessanti. Ha cambiato la mia vita, ha cambiato il mio modo di interagire con la tecnologia, l'Apple Watch in questi 5 anni, un po' come ha fatto l'iPhone, sì, ma in misura minore, nel senso che io prima dell'Apple Watch non avevo mai portato orologio in vita mia. Quindi
e ho cominciato a portare l'Apple Watch perché, oltre appunto all'ora, mi dà una serie di informazioni che indubbiamente non avrei nessun tipo di problema a estrarre sempre l'iPhone dalla tasca, per carità, si sta parlando di piccolezze, però comunque sia mi facilita tanto. Spesso e volentieri controllo, come ho sempre detto, la mattina, la casella delle email che mi viene sincronizzata direttamente con uno scroll. Ne faccio una funzione molto di più di controllo, ovviamente. Non è che vado a creare un nuovo messaggio o comunque vado a rispondere con le risposte precompilate se ho necessità. Mi sono sempre chiesto perché Apple non avesse introdotto nel mercato insieme all'Apple Watch o qualche anno dopo una band. Quindi non un orologio, ma una specie di piccolo braccialetto molto più limitato, quindi solo di controllo, ma non di giochi o applicazioni. Poi in realtà ho capito qual è la strategia di Apple, cioè la strategia di Apple sarà quella di mantenere nel mercato sempre due orologi, il più avanzato, l'ultimo ritrovato della tecnologia, quindi quest'anno sarà il caso del 6, e manterrà il 3, io ne sono assolutamente convinto nel mercato anche quest'anno fino a tutto l'anno prossimo, a bassissimo prezzo, in modo tale che farà un po' come sta facendo con l'iPhone SE piuttosto che con l'iPad normale, cioè oggi come oggi hai una differenza abbastanza importante tra un Apple Watch 5 e un Apple Watch 3, tutte e due nel mercato. Sarà ancora più grande la differenza tra l'Apple Watch 6 e l'Apple Watch 3, però a quel punto il 3 veramente è capace, lo troverai sullo store a 209 euro, quindi sicuramente Apple vuole fare questo, vuole mantenere, non farà nient'altro al di fuori di un orologio, non farà mai fitness band, ma manterrà l'Apple Watch di 2 o 3 anni prima a un prezzo talmente basso e concorrenziale che tutto il resto è fuffa. Ed è innegabile che la controparte, se no mi si fredda, è innegabile che la controparte Android o comunque Samsung o comunque qualsiasi altra cosa, per quanto riguarda gli orologi, non sto parlando di fitness band che gli Xiaomi vanno benissimo, li vendo anch'io, va bene, però come orologio l'Apple Watch è innegabile che sia leader indiscusso e secondo me la strada sarà anche quella di essere prima o poi compatibile con Android, come ho sempre detto, per essere leader indiscusso per sempre, un po' come è stato fatto con l'iPod 20 anni fa. Altre curiosità che sono uscite in questi giorni, appunto, con questo primo grande compleanno, questi 5 anni, è che in realtà lo stavano testando nel 2010, quindi c'era Steve Jobs, quindi è ufficiale che è un prodotto nato dalla mente di Steve Jobs, a chi può interessare questo aneddoto. Hanno provato, i primi esperimenti erano appunto l'iPod Nano di sesta generazione, quella clip multitouch a un cinturino, ma dai! Lo sappiamo tutti, e che quindi in realtà è stato un prodotto che è stato un po' sfortunato all'inizio per grosse limitazioni, però che alla lunga, secondo me, sarà uno dei o il primo o il secondo prodotto Apple leader del mercato della categoria. Perché ad oggi questo non ha concorrenza. L'iPhone ha concorrenza, il Mac ha una super concorrenza, l'Apple TV ha una grande concorrenza, l'HomePod nel mercato ad oggi non esiste, l'iPad non ha concorrenza, nel senso che versatile come l'iPad non c'è niente, però esistono altri tablet. Orologi smart integrati con un sistema come questo non esiste niente ed Apple ci punterà tantissimo. Appunto, non più secondo me facendo un prodotto per tutti, che comunque rimane, ma sempre più nel settore della salute, proprio perché appunto secondo me anche questa cosa del Covid influirà tantissimo. Un prodotto simile che potrà arrivare in futuro sicuramente sarà un visore della realtà aumentata o realtà mista o virtuale, vedremo un pochino, ma quello è tutta un'altra storia, è un futuro da scrivere. Ditemi cosa ne pensate dell'Apple Watch, se l'avete. Se pensate di comprarlo, se l'avete avuto e poi l'avete venduto, io, ecco, una domanda che mi si potrebbe porre è perché non hai l'ultimo grido? Perché appunto secondo me mancano. Allora, è un prodotto al quale non rinuncerei, al quale che se mi si rompesse ora lo ricomprerei, perché ci sono abituato, vi ripeto, mi ha portato a usare l'orologio per la prima volta nella mia vita, lo indosso tutti i giorni come ho indossato tutti i giorni questo, basta vedere come è ridotto. Però secondo me non reputo che possa valere così tanto a livello economico, non sto parlando del prodotto, proprio di costo, secondo me non vale la cifra che costa il modello, il Nonplus Ultra. E per tutte le funzioni che ha, sinceramente ne faccio a meno e preferisco avere una variante meno costosa,
che magari appunto essendo un po' maldestro magari faccia qualche lavoro fuori, se mi si graffia chi se ne frega. E quindi sicuramente quest'anno appunto uscirà l'Apple Watch Serie 6, secondo me continuerà ad essere nel mercato questo e quindi starò fermo. Se invece quest'anno con l'Apple Watch 6 rimetteranno nel commercio come variante economica il 4, probabilmente mi comprerò il 4, perché a quel punto secondo me è un prodotto questo da non spenderci più di 250 euro, esattamente come per me le cuffie non devono valere più di 100 euro, 120 euro. Le AirPods Pro sono bellissime, sicuramente, non le ho provate, ma secondo me costano troppo per quello che sono, e le AirPods di prima generazione trovate a sconto sono la soluzione ideale. Anche queste, per esempio, sono un prodotto come l'Apple Watch, più recente, perché sono state lanciate con l'iPhone 7 nel 2016, al quale io sono stato tanto critico per il costo, è vero. Una volta che l'ho trovata a sconto con il discorso dell'IVA e del fornitore, io non ne faccio più a meno. E se mi si rompessero le ricomprerei, ma non comprerei sicuramente l'AirPods Pro da 290 euro. Ricomprerei queste senza case wireless perché non me ne frega niente, ma sono un prodotto eccezionale. Quindi la Apple, diciamo che per quanto sia cambiata, ha sempre questo potere, cioè ha il potere di dire: guarda, questo è un prodotto che è un'esigenza che ti è stata creata, perché quando c'era il jack delle cuffie utilizzavo le cuffie con il cavo ed ero sempre vivo. Però ammetto che queste sono più comode e sono fantastiche. E stessa cosa per l'orologio. Questo tra l'altro lo serbo perché un domani sarà come avere un cimelio del primo iPhone, cosa che non ho mai avuto perché io sono partito con l'iPhone con il 3GS e accidenti a me a quando l'ho venduto. Mi sto pentendo tantissimo anche di aver venduto tutti i vari dispositivi che ho avuto negli anni, come l'iPad 1, l'iPad 2, io l'ho avuti quasi tutti. Perché mi sarebbe piaciuto fare la collezione, però il fatto è che nei vari anni ho sempre rivenduto tutti i prodotti usati per permettermi quelli nuovi, quindi io insomma, non navigando nell'oro, però ho questa passione, soprattutto quando ero ragazzo, ho sempre rivenduto tutto quello che utilizzavo con cura, con la scatola, con lo scontrino e per bene, però ad oggi sinceramente avere tra le mani un iPhone 3G o un 3GS o un iPad 1 mi piacerebbe veramente tanto. Niente, insomma, ditemi cosa ne pensate sull'Apple Watch. Ciao!